Un'occasione di incontro e confronto con istituzioni, portatori di interesse pubblici e privati, associazioni sul presente e futuro della Via Verde della Costa dei Trabocchi. La provincia di Chieti ha organizzato i primi stati generali della Via Verde Costa dei Trabocchi che si sono tenuti nella sala consiliare della provincia. L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, del vicepresidente UPI, Angelo Caruso, del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio e dell'assessore al turismo della regione Abruzzo Daniele Damario. È stato fitto il programma degli interventi tecnici a cui è seguito il dibattito con le conclusioni. Un'area, quella della Via Verde, che in tanti ci invidiano per la capacità attrattiva dal punto di vista turistico e naturalistico, con la Costa dei Trabocchi a fare da cornice di pregio. Ma cosa è stato fatto e cosa c'è da fare? Il presidente Marsiglio. La Regione Abruzzo ha speso decine di milioni intanto per realizzare la Via Verde, anche se non è di sua proprietà. Poi per difenderla dall'erosione della costa ci sono decine di milioni di finanziamenti stanziati per difendere appunto questo tracciato dall'erosione marina, come mai prima era avvenuto, e altre decine di milioni di investimenti per completare la pista e fare anche le piste a pettine che diciamo, permettano di creare una vera e propria rete di ciclabilità. Abbiamo approvato il piano strategico territoriale della Costa dei Trabocchi, pur limitandoci su richiesta dei comuni a non uscire dai confini delle competenze comunali. Abbiamo difeso la progettazione e gestione unitaria, mantenendo in capo alla provincia l'onere di acquisire le stazioni, cosa che però non è ancora avvenuta e sono quasi 10 anni che la provincia doveva concludere con Ferrovie questo negoziato per poter acquisire le stazioni e metterle al servizio. Ho reclamato però per il futuro che si debba superare una visione ormai anacronistica della Costa dei Trabocchi, che non è più semplicemente uno stabilimento balneare che si monta a giugno e si smonta ai primi di settembre, ma la Via del Verde è una struttura che attira turisti e frequentatori tutto l'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e bisogna realizzare strutture permanenti che possano garantire l'ospitalità, lo sviluppo economico e turistico del territorio e quindi la diffusione di un benessere. Gli stati generali della Costa dei Trabocchi rappresentano un'occasione fondamentale per affrontare le problematiche attuali e condividere proposte concrete per il presente e il futuro della Via Verde, dice il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna. Sicuramente proprio per questo nasce questa iniziativa che deve essere ripetibile negli anni da parte della provincia di Chieti, coinvolgendo tutte le istituzioni, proprio per fare il punto sulle cose fatte, da fare e che si faranno, soprattutto vicende come il completamento della Via Verde, l'acquisto delle vecchie stazioni, un PST che secondo noi deve essere modificato perché proibisce i parcheggi e proibisce l'uso turistico delle vecchie stazioni. E soprattutto fare un momento di incontro con tutti gli imprenditori, gli operatori sociali che hanno a cuore questa infrastruttura che deve, secondo noi, legarsi anche al territorio interno e altre regioni.